Banca Etica è una banca che fa sapere a tutti i suoi soci e risparmiatori dove vanno a finire i loro soldi. È stata la prima banca al mondo a mettere tutti i finanziamenti che fa sul web, tutti i finanziamenti alle persone giuridiche, ed è tuttora l'unica in Italia che fa questa cosa. Più in concreto è una banca cooperativa che finanzia soprattutto realtà del no profit, della cooperazione sociale e progetti di utilità ambientale. Banca Etica nasce come idea nel 94, delle persone che dal basso hanno l'idea di avere una banca diversa, si uniscono con delle associazioni, diciamo, del settore e alcune associazioni primarie della promozione sociale in Italia, e dopo un percorso di 4 anni la banca nasce effettivamente nel 1999, quindi 15 anni fa. Giulia è molto perplessa, ma sono i miei soldi e con i miei soldi posso scegliere, no? Sono pochi, ma sono una grande opportunità di partecipazione diretta, un voto vero e proprio. Beh, diciamo che dove siamo arrivati è la dimostrazione che la finanza etica può funzionare. Quello che oggi dobbiamo dimostrare è che può funzionare al di là di una nicchia, diciamo, molto particolare, di persone impegnate, di settori particolari in cui intervenire. Partendo da zero, oggi il gruppo Banca Etica, la società di investimento Etica SGR, insieme intermedia 2 miliardi e mezzo di euro, insomma, francamente è un successone. Se guardiamo rispetto ai numeri della finanza, sono ancora numeri molto molto piccoli. La banca è cambiata perché all'inizio era un sogno, dopodiché è stato un esperimento, e oggi possiamo dire che è una dimostrazione che se nella finanza si fanno valere le relazioni, arrivano anche i risultati economici. Banca Etica è una delle banche in Italia con il minor tasso di sofferenza, nonostante che presti denaro a realtà apparentemente fragili e normativamente considerate fragili. Io credo che Banca Etica ha bisogno di crescere ancora tanto. Siamo allo meno dello 0,5 per mille dell'operatività bancaria, quindi abbiamo abbondanti spazi di crescita. Però, contrariamente a quello che è il pensiero dominante in campo economico, crediamo che abbiamo bisogno che ci siano anche altri attori che si riconvertano alla finanza etica, pensi soprattutto alle piccole banche locali. Questo perché nella mission di Banca Etica c'è un cambiamento sostenibile, e se dobbiamo aspettare che Banca Etica diventi la sesta banca italiana per dimensione, dobbiamo aspettare 75 anni di crescita oltre il 10%. Abbiamo bisogno di orizzonti temporali un pochino più brevi. La nostra esperienza è che ci sono un sacco di reti di gente che opera per migliorare la società in cui vive e che sono scollegate tra di loro, a volte addirittura in competizione o in contrasto tra di loro. Manca quindi la consapevolezza che forse ci vuole un po' più di tolleranza su percorsi diversi per arrivare al cambiamento, qualora sono percorsi veri, sentiti dalle persone. È piuttosto difficile da misurare, forse teoricamente, nella pratica si riconoscono. Ecco, i nostri soci, i soci di Banca Etica, che volontari vanno sul territorio a fare valutazioni sociali dei progetti che finanziamo, di fatto fanno questo mestiere, vanno a guardare forse più al cuore che non ai fogli che vengono prodotti da chi finanziamo. Voglio sapere dove vanno e cosa fanno i miei soldi di notte. E voglio poter verificare online che vadano a finanziare la cooperazione sociale, la tutela ambientale, le attività culturali o la cooperazione internazionale. Quando uso la carta di credito, il bancomat, l'home banking, io voglio alimentare un'economia sostenibile. Voglio una banca che sia anche mia, libera dalla politica o dai grandi gruppi economico-finanziari. Giulia considera l'interesse più alto e lo confronta con il tasso che le darebbe l'altra banca. Secondo te, cosa farà Giulia? C'è un problema di educazione finanziaria. Nell'immaginario collettivo le banche sono tutte uguali e questo aiuta la pigrizia di un cambiamento. Credo che quindi bisogna lavorare per un po' di educazione finanziaria, capire perché le banche sono importanti oggi, che cosa possiamo fare noi con i nostri soldi. L'Italia che cambia è uno slancio di ottimismo, o meglio una canzone all'ottimismo che in realtà esiste, nascosto nelle città in cui viviamo e che non riusciamo a vedere. È una ricchezza incredibile di impegno civile, che ha il difetto di averlo enormemente frammentato, veramente come una torre di Babele. Quindi un lavoro che aiuti a
sottolineare i tratti comuni credo che sia assolutamente fondamentale, e da questo punto di vista io ho fiducia che in realtà i cambiamenti si mettano in atto. Incontra e conosce qualcuno che agisce senza aspettare.